fratelle e sorelle d'Italia, camminatori di tutto lo stivale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Vignola, provincia di Modena, e sto per iniziare il cammino dell'Unione. 102 km divisi in 5 giorni, che io proverò a fare in 3 o in 4 a dire il vero, che permettono di scoprire tutto il meglio dell'Unione Terre di Castello, un insieme di comuni che poi mano a mano scopriremo, e un itinerario che ci farà conoscere Sassi di Rocca Maratina, chiamate le ville dell'Appennino, e passare anche davanti alla casa di Vasco Rossi. Quindi i chilometri, come ho detto, sono 102, dobbiamo iniziare a percorrerli. Ora acquistiamo la credenziale nei pressi dell'ufficio turistico e poi ci mettiamo in viaggio. Ah, a proposito, sto aspettando 3 persone che faranno questa prima giornata con me, poi ci sarà un po' di mescolamento, nel senso che domani se ne aggiungerà una, se ne toglieranno alcune, un po' come in un mazzo di carte, però piano piano arriveremo comunque fino alla fine del percorso. Bando alle ciance e andiamo! Bene, credenziale presa gratuitamente, primo timbro fatto, ora seguendo il corso del fiume Panaro arriveremo nella località successiva prevista dall'itinerario odierno. Devo ancora decidere se completare il percorso in 4 o 3 giorni, quindi se arrivare come previsto comunque anche nel caso dei 5 giorni a Levizzano o spingermi fino a Marano. Vediamo oggi le gambe come gireranno. C'è il sole, a tratti va via, non si sta male male, la tappa di oggi è molto su asfalto, pochi boschi, poco sterrato, però sicuramente visiteremo borghi molto molto interessanti. Le ragazze proseguono con una marcia infernale. E noi siamo alle porte di Spilamberto. Circa quanto abbiamo fatto? 7 km? 7,48. 7,48, dicono dalla giuria. Per un totale di minuti? 1 ora e 24. 2 ore e 24. 1 ora e 24, marcia trionfale questa. Da che parte? Direi lì. Qua. A Sant'Eusebio, lungo la strada, c'è un artista che da queste parti è famosissimo per queste creazioni. Guardate che spettacolo, una meraviglia. Macchine, camion, asfalto, però in teoria tra un po' ci saranno due borghi che io in queste zone gioco in casa, quindi conosco, ma per chi viene da fuori sono uno più bello dell'altro. E appunto parliamo di Castelvetro e Levizzano. Ok, e dopo circa 20 km abbiamo raggiunto la piazza di Castelvetro. Qui c'è la scacchiera dove fanno la danza vivente. Viene organizzata anche la sagra del Lambrusco e ora diamo un'occhiata lì giù. Inizia a sentirsi un po' il caldo. Lì abbiamo la torre. E qui giù il paese con case, casettine e casette.
proseguiamo di là. Siete state le numero uno, eh? Number one. No, non lo dice, ma è la frase che ripete a nastro con tutte, a capito? Tutti. No, maschio e femmina. No, no, anche questo dico. No, no, non è vero, loro veramente le numero uno. No, una marcia devastante. Sono. Credo che anche io terminerò la tappa qui, a Levizzano, con 25 km in scioltezza. Direi abbastanza fresco anche come clima, abbiamo scelto giorno e orario giusto. E con la visita del paese, della sua rocca, chiudiamo la tappa odierna e ci vediamo domani per il secondo giorno di cammino. Allora ragazzi, laggiù in fondo il borghetto di Denzano. Chi mi segue da un po' conosce anche questo luogo, che sono le Tre Croci, avevo fatto un video dedicato. Abbiamo iniziato lassù Celanto, quindi aspetta, prima di proseguire il discorso raggiungiamola. Quindi raggiunte le Tre Croci, ora proseguiremo per di là. Quello che faremo oggi io e Lanto, che come ho detto è scatenata, è provare a raggruppare la tappa 2 e 3, perché in realtà il cammino, la guida originale, prevede di arrivare quest'oggi a Pieve e il giorno seguente gustarsi i sassi di Rocca Malatina e poi proseguire verso Zocca, tra l'altro luogo natale del mitico Vasco. Noi invece, che le cose semplici cerchiamo sempre di schivarle, raggrupperemo le due tappe facendo circa 35 km, perlomeno questo è l'intento, poi tra il dire e il fare spesso c'è di mezzo il mare. La giornata è abbastanza afosa, direi che si respira fatica e quindi appunto tutto ideale per farsi 35 km. Siamo partiti molto presto da Levizzano, che ormai è già un ricordo, e devo dire che il passo è stato abbastanza notevole. Vi mostrerò un po' di cose strada facendo e raggiungeremo a Marano, ci aspettano più avanti, alcune delle persone che avete visto invece nella tappa 1. Poi dopo vi presento anche Lanto, che in questo momento sta fotografando il panorama. Proseguiamo! Dunque, ci stiamo avvicinando sempre di più ai sassi di Rocca Malatina, che anche in questo caso trovate un video già dedicato. Noi non saliremo sulla cima perché abbiamo deciso di, visto il caldo, fare 35 km, come ho detto, e non avremo il tempo materiale. Dietro di me Lanto è in perfetta forma, davanti Valeria e Federica marciano a ritmo infernale. Infernale. Sentiero dei Ponti Feldi. Ah sì, è quello che dicevo. Madonna, che bella Abbiamo intanto iniziato
tutto il percorso dei Ponticelli, che ci condurrà probabilmente vicino al nostro punto di ristoro. Dopo tanto parlarne, ecco i bellissimi e spettacolari sassi di Rocca Malatina. Vi lascio poi alla fine, come vedete, il link che ho già fatto. Non saliremo fino alla cima, merita, quindi se capitate da queste parti avete occasione, assolutamente fino alla croce. Per ora andiamo un po' più avanti perché c'è anche un localino, un bar ristorante dove si mangia bene e c'è una terrazza panoramica, diciamo, alquanto suggestiva sui sassi. In una di queste grotte ci ho piantato un drone, quindi insomma, è rimasto lì. Senti che profumo. Di bistecca. Adesso contenta. Di bistecca? Io sento odore di bistecca che viene da là. Che arriva da dentro però. Sì. Io guardo, guarda come sono contenta. Oh, la fede è contenta, sì, ci vedo traspare con contentezza. Guardate invece la triste vita di Valeria. Sì. Con sì e no. Con i sì e no. Però, però sono buoni. Sì, sì e no, sono parecchio buoni. Buongiorno ragazzi, giorno 3 del cammino dell'Unione, oggi mi aspettano 40 km, sono rimasto solo, ho perso tappa per tappa tutte le compagne di viaggio. 40 km dicevo che ci riporteranno a Vignola, punto di partenza e di origine di questo tracciato. Abbiamo lasciato Zocca e è inutile dire che il paese vive grazie alla gloria di Vasco Rossi. Davanti alla casa iniziava già a radunarsi la gente, qualche ape sicuramente mi punge andare alla fine. Si sta radunando un po' di gente, lui di solito esce intorno alle 10:30 per fare un po' di selfie e autografi, però 40 km non si fanno da soli, quindi non ho potuto aspettare, ne ho approfittato per scattare comunque qualche fotografia da solo, quasi, di fronte alla casa e anche registrare piccole clip. Ora, in marcia, spero di incontrare qualche personaggio che ha poi reso noto e famoso questo tracciato, non so se avrò tempo, comunque ieri ci siamo sentiti per messaggio. Dopo l'acquazzone che c'è stato, sembra, stamattina era un po' coperto, ma in realtà sembra si stia aprendo, quindi ci godremo il sole e il caldo ovviamente, e siamo davvero, anzi sono davvero pronto a rimettermi in marcia. Già percorso qualche chilometro, subito bellissimo tratto di bosco fuori dalla strada asfaltata. Entrando un pochino più nel dettaglio, la prima parte di questa giornata terminerà a Guiglia, che sarebbe poi in realtà la tappa 4 del cammino, circa 18-18.5 km, e poi invece io proseguirò fino a Vignola con gli ulteriori 22, per un totale, come vi dicevo, di 40. Intanto qui si apre un po' la vista sulle colline, ma noi proseguiamo.
Allora, ho imboccato un sentiero che comunque è marcato, che permette di tagliare fuori tutta Rocca Malatina e risparmiare qualche chilometro, quindi potete valutare se passare dal paese o altrimenti appunto avvicinarvi alla meta successiva risparmiando strada. Passato Monte Orsello e ho comprato delle mandorle al bar alimentare del paese, sbucciate, pelate come una volta a peso. Durante il cammino dell'Unione capita anche questo, che per un attimo, direi qualche chilometro, si esce dal territorio modenese, si entra in provincia di Bologna, corrispondenza di Castello di Serravalle. Lasciata Guiglia, la tappa, quella che in realtà sarebbe poi l'ultima seguendo la guida del Cammino dell'Unione, invece la seconda parte della mia terza tappa, è fino a questo momento stata tutta su asfalto, però attraversando paesaggi con girasoli bucolici, definirei bucolici da una parte e dall'altra, quindi nonostante l'asfalto, il caldo, però l'occhio si perde volentieri. Sembrano scenari da film western, sarà il caldo, sarà l'afa, ma non lo so, qualcosa mi riporta in quelle pellicole. Quasi raggiunta anche Castello di Serravalle, direi che questo sia l'ultimo strappo e poi si dovrebbe iniziare a vedere il borghetto.